brevissimamente voglio dire che sono d'accordo con Lorenzo Cesa, nel senso che io penso che al governo si sta per convinzione e non per convenienza. E io credo che se l'11 dicembre Enrico Letta ha riottenuto la fiducia da parte delle due Camere, e credo che questo sia il governo più fiduciato che abbiamo avuto, 4 fiducie nel giro di un paio di mesi, e se questa è la ripartenza, si può ripartire col piede giusto, si può ripartire col piede sbagliato. La vicenda della legge elettorale è una vicenda grave. È una vicenda grave perché consuma uno strappo e un precedente che non è mai avvenuto in Parlamento e non è il primo di cui il Partito Democratico si assume la responsabilità politica. Lo ha fatto in occasione della modifica del regolamento del Senato sullo scrutinio segreto, sulla decadenza di Berlusconi, lo ha fatto e ci saremmo aspettati che anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul premio di maggioranza almeno avesse fatto ammenda postuma anche con la elezione dei presidenti di Camera e Senato a maggioranza parlamentare e non elettorale. Allora questi sono segnali negativi su cui noi dobbiamo riflettere. Sono segnali negativi su cui noi dobbiamo riflettere perché è chiaro che la coalizione che si è formata dopo il cortocircuito politico ed istituzionale del febbraio scorso, che si chiamava di larga intesa, era una coalizione che serviva a fare che cosa? Ad accompagnare il Paese in maniera docile ad una transizione politica, alla fine di una transizione politica, cambiando il sistema politico, facendolo col concorso di tutti. Se viceversa questa coalizione si trasforma dal punto di vista politico in un centro-sinistra allargato ad un'area moderato centrista, io credo che noi non possiamo starci, perché non è questo il nostro progetto politico. Non so cosa gli amici dell'NCD, del nuovo noleggio con conducente, come si chiama, del nuovo centrodestra, pensano, ma io credo che noi non siamo e non possiamo stare al governo per fare la Margherita 2.0. Noi siamo stati e siamo alternativi alla sinistra, abbiamo lavorato e buttato sangue in questi anni per costruire un'area popolare nel Paese che fosse espressione di un bipolarismo maturo. Il bipolarismo maturo è l'unico sistema che rinnova la politica, per cui io penso che anche l'amico Renzi dovrebbe smetterla con le zingarate e cominciare a ragionare di politica in maniera seria, perché non è con il blitz parlamentare che si risolve il tema della legge elettorale, che è complesso, perché guardate, anche la sentenza della Corte Costituzionale dovrà essere esaminata dal Parlamento con molta attenzione, perché la sentenza della Corte Costituzionale dice, almeno per quello che noi abbiamo compreso, una cosa molto seria, che nel momento in cui una società è divisa e ha opinioni politiche radicalmente diverse al punto tale da esprimere sostanzialmente una larga frammentazione delle posizioni, e non esprimendo una posizione maggioritaria, non può la legge elettorale favorire una minoranza facendogli governare il Paese. Questo ha detto la Corte Costituzionale, non ha detto che questo Parlamento è delegittimato. La Corte Costituzionale è intervenuta ora perché per la prima volta nel 2013 il popolo italiano ha introdotto il tripolarismo, perché fino alle elezioni precedenti le coalizioni prendevano oltre il 40% dei consensi e il premio di maggioranza era un premio di maggioranza congruo, era un premio di maggioranza equo. Questa volta il premio di maggioranza è stato un premio di maggioranza antidemocratico, perché ha dato ad una coalizione il 20% dei seggi in più alla Camera. E siccome la Corte Costituzionale interpreta il diritto vivente, come dicono quelli che parlano bene, tutte le sciocchezze intorno alla legittimazione o meno del Parlamento e le dichiarazioni che inneggiano per l'ennesima volta al bipolarismo non ne possiamo più, sono tutte fuorvianti. Ciò che il Parlamento dovrà fare è di ruolo nostro, è questo, di far sì che la legge elettorale rispetti i principi della sovranità popolare e della democrazia nel nostro Paese. Questa è la cosa importante.
E su questo io credo che una discussione politica, anche nella nostra maggioranza o presunta tale, debba essere fatta, costi quello che costi. Anche perché c'è un'altra considerazione che riguarda le riforme costituzionali. Allora, si vogliono fare o no? Renzi ha esordito dicendo che va soppresso il Senato, tagliamo una miliardata di costi della politica. Bene, allora, se si vuole fare questo, la Camera deve fare solo la legge elettorale per la Camera. Se tagliamo il Senato, ne tagliamo pure di più, se tagliamo la Camera. Esattamente, o facciamo al contrario, come vuoi tu. No, siccome facciamo al contrario. Voglio dire che il problema è che la legge elettorale questa volta è strettamente connessa alla riforma costituzionale. E io penso che la revisione del sistema bicamerale, in termini seri, non passi attraverso il taglio o l'accetta, passi ad esempio attraverso la soppressione della conferenza Stato-Regioni-Autonomie, che è la vera camera politica ed amministrativa di questo Paese, che ha esautorato il Parlamento dopo la riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, e il Senato debba diventare la camera di compensazione degli interessi territoriali. Allora, io credo che su queste cose noi dobbiamo misurarci e dobbiamo farlo senza alcun complesso di inferiorità. Senza alcun complesso di inferiorità. E forse noi, anche per il risultato elettorale di febbraio scorso, questo complesso un po' l'abbiamo avuto. Ci siamo ripresi, ci dobbiamo riprendere, ci stiamo riprendendo bene. Penso che abbiamo uno spazio enorme, perché è lo spazio delle nostre idee. Guardate che in questi anni le battaglie politiche che l'UDC ha fatto sono state battaglie politiche profetiche, perché si è verificato esattamente tutto ciò che noi abbiamo detto. Noi oggi non possiamo pensare di essere figli di un Dio minore solo perché avevamo ragione e abbiamo ragione sul futuro di questo Paese. Proprio per questo e proprio nel momento in cui si sta scomponendo il sistema politico italiano, oggi la nostra funzione è determinante. Lo è perché anche nell'area che si riconosce nel cosiddetto Partito Popolare Europeo, noi vediamo troppi personalismi, troppa spocchia, anche delle giovani generazioni, che sinceramente fa ridere rispetto alla complessità e alla difficoltà dei problemi che abbiamo davanti. E allora noi abbiamo la responsabilità di assumere quelle iniziative che mettano tutti, costringono tutti a dover dire un sì o un no su un progetto culturale e politico nuovo per il nostro Paese. Questo, secondo me, è ciò che noi dobbiamo discutere nel nostro congresso, e credo che questo accompagni e attraversi anche la questione generazionale, perché anche questo è un tema che va posto e che noi ci dobbiamo porre con molta chiarezza. La elezione di Renzi alla segreteria del Partito Democratico è un elemento di novità. L'unico elemento di novità è il rinnovamento generazionale, ma che non riguarda un partito e i partiti, riguarda la classe dirigente di questo Paese, e questo è un tema di cui noi dobbiamo farci carico, perché noi abbiamo una classe dirigente in generale che è troppo anziana rispetto alla complessità delle sfide dell'economia e della società che abbiamo davanti. E allora io penso che sia necessario confrontarci su queste questioni al Congresso nazionale, e credo che la funzione storica dell'UDC non si sia esaurita, anzi sia iniziata, e il bello, come diceva qualche altro ancora, deve venire. Grazie.